Vediamo come si dimostra questa formula per calcolare lo spazio percorso da un oggetto che si muove di modo rettilineo uniformemente accelerato e quindi aumenta la sua velocità a ritmo costante dal valore iniziale v0 al valore finale v. Questo carrello in un tempo t, da t0 uguale a 0 a t, percorre un certo tratto delta s. La sua velocità aumenta progressivamente a ritmo costante secondo questa formula. La velocità in ogni momento è v0 più a per t. Il grafico di questa velocità che cresce è una retta che all'istante 0 assume il valore v0 e all'istante t finale assume il valore v. Consideriamo invece adesso un istante t intermedio quando il carrello sta nel punto P generico. La sua velocità in quel momento è vt, vuol dire la velocità in quel momento lì. Per conoscere tutto lo spazio percorso, comincio a calcolare il trattino di spazio molto piccolo, infinitesimale, che il carrello compie in un brevissimo intervallo di tempo, dt, a partire da quando sta nel punto P. Cioè immagino di far scorrere il tempo tra l'istante generico t e un attimo dopo, quindi un dt successivo. In quel brevissimo istante di tempo il carrello si sposta dal punto P di un tratto che chiamo ds, che sarebbe una quantità piccolissima di spazio percorso. Questo piccolissimo, brevissimo trattino di spazio percorso, ds, lo posso calcolare moltiplicando la velocità che ha il carrello in quel momento, quindi vt, per il brevissimo intervallo di tempo che è trascorso, quindi per dt. E poi tutti questi trattini ds immagino di calcolarli in ogni momento, quindi di dividere il percorso in tanti piccolissimi trattini percorsi ds, ciascuno corrispondente a un brevissimo intervallo di tempo dt. Poi sommo tutti questi intervallini di spazio percorso matematicamente facendo l'integrale, ma l'integrale in pratica è una somma, quindi bisogna sommare tutti questi trattini ds. Ciascuno espresso dal prodotto velocità che ha in quel momento il carrello per il brevissimo intervallo di tempo in cui quel trattino ds è stato percorso. Ma questa moltiplicazione velocità istantanea per dt rappresenta l'area di questa sottile fettina che è un rettangolino che ha per base dt e per altezza la velocità istantanea in quel momento ricavata dal grafico della velocità. Quindi velocità istantanea per dt è l'area di questo rettangolino, infatti è il prodotto dei due lati. Sommare tutti questi ds, cioè sommare tutti questi rettangolini, vuol dire trovare quest'area colorata in rosso. Qua vediamo infatti tutte le fettine, tutti i rettangolini, ciascuno di base dt e di altezza che sta aumentando perché l'altezza è la velocità del carrello. Quindi il carrello aumenta di velocità e quindi tutti questi rettangolini hanno una velocità che diventa sempre più grande. Sommare tutti questi rettangolini quindi significa trovare l'area di questo trapezio, che si calcola la somma delle due basi, quindi le due basi sono questa v0 e quest'altra v. Quindi la somma delle due basi per l'altezza del trapezio, che è il tempo trascorso t, diviso 2, l'area del trapezio, che ha anche un'interpretazione intuitiva perché v0 più v diviso 2 è la velocità media del nostro carrello. Infatti il carrello parte all'inizio, all'istante 0, ha già una velocità v0, alla fine ha una velocità v e la velocità media è la media aritmetica tra la velocità iniziale v0 e quella finale. Quindi la velocità media è v0 più v diviso 2. Dal punto di vista grafico, la velocità media si trova esattamente a metà strada fra v0 e v, è questa. Allora, dal punto di vista intuitivo, l'area di questo trapezio, dire che è come velocità media per tempo, vuol dire che invece di considerare l'area del trapezio, si considera l'area di questo rettangolo che ha i lati, velocità media, quindi questo, e l'altro lato t. E quindi questo rettangolo ha la stessa area del trapezio, cioè vuol dire aver sostituito il trapezio con un rettangolo di stessa area. Al posto di questo lato obliquo abbiamo questo lato orizzontale che si pone esattamente a metà strada fra v0 e v. Comunque, a parte questo piccolo
approfondimento, torniamo alla nostra formula, quindi ripartiamo da qui, delta S uguale, ricopio un mezzo e poi ricopio V0, al posto di V scrivo questa formula qua, perché la velocità finale V è la velocità iniziale più A per il tempo trascorso. Quindi vado a sostituire qui, ricopio il tempo trascorso che stava fuori della parentesi, V0 più V0, 2V0, eseguo i calcoli moltiplicando per il tempo e semplicemente trovo questa formula.